Del secondo tempo, il Parma ha tardato il suo rientro in campo e poco dopo Stefano Morrone ha dovuto lasciare lo stadio Dall'Ara. Perché ce lo racconta Michele Angelo. È ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Maggiore, ma è fuori pericolo. Il figlio più piccolo di Stefano Morrone, Leo, 6 mesi, vittima ieri di una crisi respiratoria. Il piccolo in tarda mattinata è stato sottoposto a nuovi accertamenti. Le sue condizioni sono comunque confortanti. E il capitano del Parma adesso è più tranquillo. Per lui quello di ieri è stato un pomeriggio da incubo. Rientrato negli spogliatoi a fine primo tempo, l'amministratore delegato Pietro Leonardi e l'allenatore Roberto Donadoni gli si erano avvicinati comunicandogli l'emergenza. Il tempo di cambiarsi e di precipitarsi in auto, accompagnato da un addetto della società, all'ospedale Maggiore, dove il figlio era stato trasportato a causa di un rigurgito dopo la consueta poppata del mattino. Era stata la moglie del calciatore a mettersi in contatto, spaventatissima, con il responsabile medico del Parma, il professor Roberto Del Signore, che stamani, collegato con noi telefonicamente, ci ha raccontato quei drammatici momenti. Io ero a Bologna con la squadra e sono stato informato dalla mamma che il piccolo Leo aveva avuto un episodio di insufficienza respiratoria acuta che aveva naturalmente profondamente preoccupato la mamma. A quel punto, nel momento in cui io sono stato avvisato, il bambino stava già arrivando in ospedale e da quel momento in avanti è stato l'ospedale, diciamo, a gestire rapidamente la situazione che era particolarmente drammatica. Il bambino è stato portato in rianimazione. E da quel momento diciamo che la situazione è rientrata sotto le cure della divisione di rianimazione dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma ed è stata lì gestita. Quando il papà Stefano Morrone è arrivato all'ospedale la situazione era ancora abbastanza preoccupante. Poi successivamente quando io sono rientrato da Bologna la situazione era già notevolmente migliorata e posso aggiungere anche perché ho avuto contatti durante la mattinata che la situazione questa mattina è nettamente migliorata e il bambino è stato anche visto poi dal professor De Angelis per un eventuale, diciamo, ulteriore intervento diagnostico, ma mi sembra che a questo punto la situazione sia veramente sotto controllo. Morrone domani sarà di nuovo a disposizione di mister Donadoni a Collecchio.